E come anticipato da Leo, ritorniamo in diretta con il nuovo ospite di oggi. Siamo davvero felici di poter ospitare nel salotto di Just Today Andrea Bianco. Andrea è uno scultore non vedente che ha superato se stesso, i suoi limiti e ha iniziato a lavorare a delle sculture. E lo vediamo nel nostro maxi schermo, Leo, e gli diamo subito il benvenuto. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Siamo davvero felici, come stavo dicendo, di avere il privilegio di poter raccontare la tua storia, perché è una storia di passione, di impegno, di coraggio. Ecco perché partiamo proprio da qui. Tu a un certo punto hai deciso con l'arte, attraverso l'arte, di superare te stesso, di superare i tuoi limiti. Raccontaci un po' la tua storia. Certo, allora io sono di Bolzano. Ho 53 anni in questo momento. Nel 1991, dopo che ero andato in montagna a riposare dopo un esame universitario, sulla via di ritorno faccio un incidente gravissimo in macchina. Un camion che stavo superando decide di curvare a sinistra mentre lo stavo superando e mi va a schiantare, mi fa schiantare con la mia macchina contro un platano. La mia situazione si rivela immediatamente grave. Mi portano prima all'ospedale di Bolzano con l'elicottero, poi a Verona. Mi danno poche chance di sopravvivere. Il dottore, il medico che mi ha operato, dice: non ci sono statistiche, si parla del 91, non ci sono statistiche su questo caso di incidenti, quindi non sappiamo dire se ne uscirà e come ne uscirà. Ho fatto 20 giorni di coma, ero tutto distrutto. Dopo lunga fisioterapia e tante operazioni ne sono uscito, però i nervi ottici erano schiacciati da un edema, un ematoma cerebrale. Quindi la mia vista era immediatamente assolutamente persa, non c'era nessuna speranza di poterla recuperare. E ho fatto, come dicevo, tanta fisioterapia e non ho mai avuto, diciamo, momenti di grande sconforto. In quell'occasione mi sono avvicinato alla fede e quindi tutta la mia vita diventa impastata di fede, sia la vita umana che la vita lavorativa, che la vita familiare. Nel 94 sposo Lara, la mia fidanzata, dalla quale abbiamo avuto 4 figli, e in viaggio di nozze siamo andati a San Giovanni Rotondo, la Padre Pio, proprio lì. E abbiamo conosciuto Fra Modestino di persona, poi siamo andati a Loreto e in udienza dal Papa, e c'era Papa Giovanni Paolo II che abbiamo incontrato personalmente. Ecco, questa è, diciamo, in breve la mia storia. Ma nel 2010 comincio a conoscere l'arte, scopro che i non vedenti possono lavorare l'argilla e ritiro fuori la mia indole artistica che avevo, diciamo, sperimentato da bambino, ma poi avevo dovuto mettere nel cassetto perché a Bolzano non c'era liceo artistico, quindi ho dovuto mettere in disparte il mio sogno. Dai primi corsi d'argilla che faccio a Bolzano, mi trasferisco a Pietrasanta. Pietrasanta è questo paese dove, diciamo, è conosciuta nel mondo per gli artisti e vengono tutti gli artisti a fare i loro bozzetti in argilla prima per poi trasformarli in marmo poi. Ecco, in questo laboratorio vengono gli artisti, prendo da parte il gestore e dico: tu hai mai lavorato con un non vedente? No, bene, allora iniziamo. Ecco, da lì ho migliorato la mia, posso dire, la mia capacità di lavorare l'argilla e continuare ad andarci ancora oggi, dopo diversi anni, perché il mondo dell'argilla è un mondo infinito di tecniche, di materiali, di sperimentazioni, di conoscenze. Ecco, poi sono passato a Carrara a lavorare il marmo, sia a Carrara che a Lasa, che è una piccola cava in Alto Adige. Ecco, e poi il legno. Nessuno voleva insegnarmi, ho trovato un ragazzo che stava studiando design a Bolzano, all'Università di Bolzano. Lui è di Monaco di Baviera e lui mi ha detto: era già diplomato in scultura. Lui mi ha detto:
Non ho mai insegnato a non vedente, però ho insegnato altre persone, proviamoci. Ecco, Senti, la senti sì. Andrea, innanzitutto piacere, io sono la spalla di Tony quest'oggi, sono Leonardo, e vorrei farti una domanda. Mi incuriosiva molto la tua storia, soprattutto perché da questo incidente, ecco, tu hai tratto ovviamente delle risorse positive per poter proseguire la tua vita. Vorrei chiederti perché hai scelto proprio di essere scultore, non pittore o scrittore o acquerellista, non so. Beh, intanto, come ti dicevo, l'indole dell'artista ce l'hai nel DNA, quindi o ce l'hai Appunto. o non ce l'hai, dipende col tempo. Ecco, per quanto riguarda il fatto della scultura, perché per una persona non vedente è molto più facile una cosa tattile, e il mondo tattile per il non vedente è il pane quotidiano. E quindi la pittura, diciamo, la escluderei a priori. La poesia, anche lì, o uno ce l'ha. Non è che se la inventa l'indole per la poesia. Ecco, la scultura, io mi sentivo portato per quello. Poi, tra l'altro, qui in Alto Adige abbiamo la tradizione del legno. Io mi sentivo particolarmente portato per il legno. Infatti, come dicevo, questo scultore, questo artista tedesco mi ha insegnato a scolpire il legno. Io ho imparato a scolpire. Lui ha imparato invece a insegnare solo utilizzando tatto e udito. Quindi è stato uno scambio reciproco. Ecco, Che bello, davvero molto bella. no. Davvero molto bella Molto questa tua storia. Tra l'altro, scusami se interloquisco con te già mentre avevi iniziato il tuo racconto e poi quando stavi rispondendo a Leo, la regia ci ha dato possibilità di ammirare molte tue opere e sono davvero tante. Ecco, se posso chiederti se porti il conto di quante ne hai realizzate finora. Allora, per quanto riguarda quelle in argilla, no, non ne ho il conto. Per quanto riguarda quelle in marmo, ne ho fatte una dozzina. Per quanto riguarda quelle in bronzo, ne ho fatte anche lì una dozzina. Per quanto riguarda quelle in legno, sono arrivato a 62-63. Ecco, quindi come vedi, la mia predisposizione è proprio per il legno, insomma, però è una questione soggettiva, ognuno ha la propria indole, quindi non voglio dire questo materiale va meglio, questo materiale va Tra peggio, no? l'altro, Andrea, noi Ecco. le stiamo vedendo in studio, ecco, mentre la regia le fa scorrere e anche i nostri amici telespettatori possono vederle. Stiamo vedendo in questo momento degli soggetti, ovviamente, che ritraggono Gesù crocifisso. Dunque, la tua componente di fede si sente poi nelle sculture, cioè viene in qualche maniera poi plasticamente rappresentata. E poi noto anche, ecco, che c'è. Non lo so, prova a interpretarlo anche, una forma di anelito, perché le tue sculture sono molto allungate, ecco. Spiegaci questo tratto caratteristico delle tue opere. Certo, come avete visto, le mie sculture sono impastate della mia spiritualità, della mia fede. Quindi quello che vorrei trasmettere è la mia fede e aiutare gli altri a innalzare lo sguardo. Questo è il motivo per cui sono piuttosto allungate, Ecco, per quindi c'è un motivo innalzare. vero e proprio. Esattamente come le icone, no? Le icone orientali spesso sono allungate per innalzare lo sguardo, no? Ecco, quindi questa è la ragione. Le mie forme sono molto essenziali. Molto essenziali, molto stilizzate e molto essenziali, perché voglio aiutare le persone a non fermarsi sull'apparenza, sull'aspetto esterno, ma a entrare nell'opera, a entrare anche in se stessi, a interrogarsi. Andrea, c'è un sito web dove chi ci ascolta può andare ad approfondire la tua storia e andare a vedere nel dettaglio le tue opere? Certo, però più che sito io mi appoggio sui social, quindi sui social trovate sia su Instagram che su Facebook Andrea Bianco Scultore. Ho dovuto specificare scultore perché purtroppo Andrea Bianco è un nome comune di persona, ce n'è un mondo, allora specifico Bianco Scultore. Il sito è www.biancoandrea.com, ecco, però è molto più ricco l'ambiente social rispetto al sito, nel caso mio, lo aggiorno Posso molto più veloce. approfittare per un'ultima domanda, Assolutamente sì. Andrea? Mentre stiamo vedendo una bella foto adesso che ti ritrae all'opera, ecco, mentre stai Sì. lavorando.
Sì, tra l'altro notiamo, almeno diciamo dalle immagini che scorrono, la regia ci ha proposto come supporto a questa intervista anche il corpo femminile, potremmo dire, è una delle caratteristiche che diciamo contraddistinguono la tua arte, dico bene? Esattamente, e anche lì per quanto riguarda la donna, se voi vedete, di solito sono essenziali, sono senza volto, senza arti, molto slanciate. Perché? Perché voglio, diciamo, impoverire esteriormente la donna, perché la donna al giorno d'oggi più che mai è strumentalizzata, ecco, e concentrare l'attenzione sulla parte interiore della donna, perché la donna ha un mondo di sentimenti, di emozioni, di delicatezze che è una prerogativa sua. Lei per prima deve prenderne atto, deve conoscerlo e poi dopo deve riversarlo sugli altri. Quindi, se una persona vede una statua senza volto, dice, ci possono essere tre ragioni. Uno, l'artista non è capace di farlo, quindi non è un artista. Ecco. Due, l'artista mi sta prendendo in giro. Tre, l'artista mi deve comunicare qualcosa. Ecco, questo è il discorso. Io vorrei che le persone si fermassero a meditare sulla grandezza del mondo femminile. Che bello, è anche un Grazie. grande significato questo. Grazie anche per come ci hai guidato all'interpretazione non solo delle tue opere, ma dell'arte in generale. Andrea, siamo davvero contenti di poter di aver condiviso la tua bellissima storia con il nostro pubblico, per cui ti ringraziamo di vero cuore per essere stato con noi stamattina. Ti lasciamo il tempo, ti facciamo anche, ne approfittiamo anche per farti tanti cari auguri di Buon Natale e ti lasciamo lo spazio anche a te per salutare, per fare gli auguri a tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito e guardate, io non sono né più bravo, né più intelligente, né più preparato degli altri, quindi tutti possono esprimersi con l'arte, anche le persone non vedenti possono, diciamo, intraprendere questo cammino artistico, questo è un messaggio che vorrei lanciare, ecco, e colgo l'occasione di augurare un felice Santo Natale a tutti quanti, che sia veramente santo, che non sia solamente fatto di addobbi, ma dello stupore della nascita del Gesù bambino. Grazie, grazie. Ringraziamo Andrea Bianco. Noi adesso ci Grazie. fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.